Laurea honoris causa in Scienze Linguistiche e Comunicazioni Internazionali al Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz. A deciderne il conferimento è stata l'Università per Stranieri di Siena, per valorizzare il percorso esemplare di un grande uomo politico europeo. Si legge nelle motivazioni che in anni difficili per l'europeismo inteso come modello culturale e non solo finanziario, ne ha strenuamente difeso i caratteri di civiltà. La consegna della laurea è avvenuta nell'Aula Magna dell'Ateneo, dalle mani del rettore Pietro Cataldi. Questo titolo, di cui sono onorato di consegnargli la pergamena. Grazie. Grazie. Quindi premiare lui vuol dire premiare l'importanza dell'integrazione europea per una università come la nostra, che ha nella sua missione l'apertura internazionale, lo scambio tra l'italiano e le altre lingue e le altre culture. L'Europa è, per così dire, il primo confine da abbattere. Subito dopo la consegna della laurea, Schulz ha tenuto una lectio magistralis, che ha avuto per filo rosso il tema del dialogo e della cultura, unico binomio che può disinnescare ogni forma di radicalizzazione, perché, ha ricordato il Presidente del Parlamento Europeo, ci obbliga a ricordare sempre la nostra comune umanità. Schulz ha poi parlato dei tragici eventi di Bruxelles del marzo scorso, del tentativo dell'Europa di rafforzare la sicurezza dei cittadini, iter complicato dai paletti posti dai diversi stati, che non porteranno, almeno a breve, all'auspicata condivisione delle intelligence. Molto appassionato poi il riferimento a Giulio Regeni. Aderisco all'appello Verità per Giulio, ha aggiunto Schulz. Era un cittadino italiano, ma anche europeo. L'Unione Europea spalleggia l'Italia nella ricerca della verità. Prima di addentrarmi nella dimensione politica del dialogo, consentitemi di iniziare citando un esempio specifico, nobile, è triste, qualcuno che è stato ambasciatore di dialogo interculturale e la cui storia mi ha colpito e commosso profondamente, Giulio Regeni. Ha partecipato alla cerimonia il presidente della Toscana Enrico Rossi, che ha sottolineato con soddisfazione il riferimento di Schulz al 25 aprile. L'Europa di oggi, e non solo l'Italia, aveva dichiarato infatti il presidente del Parlamento europeo, è fondata sui valori partigiani e dell'opposizione al nazifascismo. Ci fa vibrare in modo particolare quando è pronunciato da una persona, da un tedesco, insomma, da una persona che viene dalla Germania e che in modo così netto dice che l'Europa e le sue libertà si fondano sulla resistenza e sulla lotta contro il nazifascismo. Forse magari in modo altrettanto netto ci piacerebbe sentirlo dire a tanti italiani. In sala, oltre alle autorità, molti studenti universitari toscani ed Erasmus. Numerose le domande che hanno rivolto a Schulz, dal futuro dei programmi Erasmus ai temi legati al lavoro, fino alla tenuta di Schengen. Essendo la generazione Erasmus, essendo la generazione dei millennials, noi sentiamo fortemente di essere europei, quindi le domande che abbiamo fatto erano delle domande motivate. Volevamo chiarire dei timori sull'area Schengen, sulla possibilità che l'area Schengen possa essere chiusa, perché per noi la generazione un po' del bagaglio a mano che prende un volo low cost e gira l'Europa è impensabile che si possa tornare indietro. Quindi...